Ciao a tutti da Vittorio, è appena conclusa l'amichevole Genoa-Lazio 4-1, una partita terribile, meno male che era un'amichevole perché veramente una Lazio così è oscena. La prima cosa, da domani Sarri manda tutti i giocatori in ritiro dopo questa oscena prova. No, per fortuna Lazio è già in ritiro in Germania. Ecco, è un'amichevole per cui bisogna prendere tutto con i piedi di piombo. Sembrava una Lazio molto in fatica dal punto di vista fisico, evidentemente il Genoa è più avanti nella preparazione fisica, correvano il doppio, la Lazio in grande difficoltà. Nonostante questo, alcune osservazioni si possono fare. La prima che mi viene in mente è che Casale sta andando molto male, non è la prima amichevole dove sbaglia, oggi ha perso due palloni molto pericolosi che sono costati cari alla Lazio. La seconda è anche Isai, ancora una volta lanciato titolare, oggi il primo gol nasce da un errore di Isai, ancora una prova tutt'altro che convincente, ma in generale la Lazio ha fatto pochissimo. A parte il gol, una perla di Milinko Savic, un assist mostruoso e un gol altrettanto fantastico di Ciro Immobile che stava cadendo, l'arbitro ci stava per dare rigore, cadendo Ciro Immobile ha trovato il gol, e il resto è veramente molto negativo. Partire anche da Maximiano che ha preso dei gol, non lo so, mi sembravano non impossibili, però non possiamo dare la colpa tutta al portiere. La difesa va sicuramente registrata, abbiamo visto errori madornali, un centrocampo che non ha fatto filtro per niente. Cataldi in quel posto, in quella posizione ha sofferto, Basic ancora una prova dove mi aspettavo di più e invece ha fatto poco. Milinko Savic è l'unico che ha fatto qualcosina a centrocampo. Davanti, a parte il gol, la Lazio ha giocato poco. Felipe Anderson sembra indietro, ha fatto qualcosina ma non è stato brillante. Zaccagni ci ha provato ma anche lui si vede che non è in condizione. Secondo tempo ci aspettavamo tutti una reazione di carattere con tanti cambi e invece non c'è stata la reazione, anzi il Genoa ha dominato anche la ripresa. Da segnalare che Kamenovic male, oggi malissimo, è stato umiliato un paio di volte e il rigore procurato secondo me è l'unico modo in cui l'unica cosa in cui non ha colpa, perché secondo me non è mai rigore, però è stato umiliato sia da Coda che dagli altri attaccanti del Genoa. Se è questo Kamenovic, ragazzi, non va bene. Molto meglio Kila, che secondo me ha giocato meglio di Casale, di Kamenovic e tutti gli altri difensori centrali. Potrebbe essere lui la sorpresa di questa Lazio. Ancora male Luis Alberto, una prova in colore di Luis Alberto. Centrocampo un po' rivoluzionato con Marcos Antonio, Luis Alberto e Kinho, nonostante le voci di Kinho già in partenza per la Turchia, partito lui nel secondo tempo in ombra, ha fatto pochissimo. Secondo me il migliore in campo è stato ancora una volta Luca Romero, che è stato l'unico che ha dato il fritto. Da segnalare che Raul Moro è entrato nella ripresa al posto di Zaccagni e ha fatto tutto sommato la sua partita. Cancellieri ha tirato il primo tiro in porta all'85esimo, questo per dirvi quanto poco ha fatto la Lazio. Quello che preoccupa non è il risultato 4-1, sai, Coda ha fatto 3 bei gol eccetera, è proprio che la Lazio non ha giocato, non ha fatto girare palla, è stata lenta, impacciata. Questo mi fa sperare che sia solo un problema fisico, però ragazzi dietro c'è da lavorare tantissimo, perché secondo me si è sbagliato tanti movimenti, Isai è stato disastroso ma anche Casale ha fatto male, la difesa è andata sempre in grande sofferenza e nel secondo tempo Adamonis ha fatto un paio di bei interventi, altrimenti rischiavamo di perdere 6-1, no 4-1. Non lo so, bisogna veramente vedere se nella prossima amichevole si faranno passi avanti. È vero che questa è la prima sfida impegnativa perché si giocava contro il Genoa, sabato prossimo si gioca col Qatar, non so quanto sia impegnativo giocare contro il Qatar. Certo che ci sono dei punti interrogativi importanti che sorgono dopo questa brutta sconfitta. Ripeto, non è la sconfitta che preoccupa, il gioco, è come la Lazio ha ballato in difesa, è come la Lazio ha creato pochissimo là davanti, come il centrocampo della Lazio è stato veramente inesistente, sono cambiati tutti i giocatori e la Lazio ha fatto poco. Ecco, da segnalare che Bertini è entrato al posto di Chigna a metà secondo tempo e secondo me Bertini è stato uno dei migliori insieme a Luca Romero. Prova veramente preoccupante, meno male che arriva in amichevole e non in campionato, però mi sembra che Sarri ha tanto tanto lavoro da fare.